Salve a tutti. C'era un gesto. Rappresentare l'ordine, la legge, la disciplina più austera. La funzione del padre, la più alta, è quello di saper rispondere alla parola dei propri figli, che significa saperla ascoltare. Anzi, direi ancora di più che una delle funzioni, forse la più importante della genitorialità in generale, è saper rispondere all'appello dei propri figli. E l'appello dei propri figli è quello che tutti noi abbiamo vissuto nel buio della notte, nel silenzio della notte. In fondo la vita umana nasce attraverso il grido e tutti noi siamo stati delle grida perse nel silenzio della notte. Io non ascolto più la radio fidandomi perché l'altra volta mi hanno fatto togliere l'intero brano di musica, per fortuna, rispondere al grido, che per essere presenti, per Greve Freud, che si può togliere quel brano e non tutto. Sì. Beh, comunque, bentornati di nuovo al mio angolo di gastronomia Casareccia. Oggi vi illustro, guardando Augias nella tele, che farò merenda con un bel bicchierone di latte, quindi ritornano le merende, con un churro tipico anche della Spagna e di molti paesi latinoamericani. In cui i figli erano croccante, in pratica c'hanno una stantuffo tipo siringa con questa pastella, con questa nella padella piena di olio bollente, lo friggono subito e si solidifica così. Io adesso sto registrando a bassa risoluzione d'immagine con la filmatrice per vedere che non, se no pesano troppo i video. L'ultima volta pesava 800 megabit e l'ho caricato in 6 ore. Allora, buon profitto. Non posso dire buon profiterol, però dico buon giurro. Padre Papa è, come diciamo noi, evaporato. L'errore del 68, se posso permettermi, è di buttare via insieme all'acqua sporca anche il bambino. Cioè, non si può restare senza padri, non si può essere figli di se stessi. Non si può autogenerarsi, questo è un mito del nostro tempo. È un dentro mito terribile, ci mettono dulce di lecce, che sarebbe come un mu, però liquido. Ora è bellissimo questo. Infatti, poi lei, questo libro ammirevole, devo dire, parla anche di cosa vuol dire l'eredità, non l'eredità, i soldi, insomma, la casa, ma l'eredità, quello che viene trasmesso da una generazione all'altra, la testimonianza. E il libro si chiama, non l'ho detto, lo dico adesso, si chiama Il complesso di Telemaco. Tutti ricordano che Telemaco era il figlio di Ulisse, che non aveva mai conosciuto suo padre, partito per quell'interminabile guerra, che a un certo punto, veramente? Un certo giorno, se lo trova in casa, non lo riconosce perché non lo conosce, e succede questo. Chi è questo straniero che si permette di parlarmi in un modo in cui soltanto mille volte è meglio morire in casa mia per difenderla, piuttosto che sopportare la prepotenza degli usurpatori? In nome del cielo, chi sei? È Ulisse, è tuo padre. Padrone, perdonami se non ti ho riconosciuto subito e onorato come dovevo. Tu mi hai riconosciuto. Devo ringraziare fra i miei spettatori, figlio, che già sono gli iscritti 78, e più di 6.000 visioni, ma non credere che per me sia più facile stringere. E lo Viola, anch'io non ti ho visto mai. Grazie amica dei tuoi commentari e di incoraggiamenti. Tratterò di fare di meglio. Lei dice: ciao Sant'Enchan, molto bello questo video sul telefonino fuori casa, veloce e simpatico, vai così che sei forte. Grazie. E lo Viola, anche tu sei molto brava. Andate a guardare il canale della nostra amica Elo Viola, e spero si dica così, se no correggimi per favore, perché ha fatto dei video molto molto belli, molto interessanti. Questa
Infatti il canale, vediamo se non si stacca il wifi, perché questo è molto lontano dal modem. Io adoravo vedere con le prefazioni di un vecchissimo Giuseppe Eccolo qua. Avvolto in un mantello nero, cavallo, che diciamo recitava con una voce, non ci sta nel cellulare tutto i brani del il canale, sì, un ricordo meraviglioso. Io ero innamorato di Telemaco. Però e penso che quella, ecco, scena, si vede così, è l'opposto di quello che e lo viola. Nel 68, grazie amica, lottano a morte, grazie per seguirmi e per darmi sempre dei preziosi consigli alla realizzazione dei loro desideri, dei e loro per incoraggiarmi, grazie. Telemaco al contrario, per liberarsi, ecco, dai blocchi, lei e lei, per riportare la legge nella propria città, e lei, eccola qua, non so se si vede padre, perché fuori, per non forzare molto bello nel libro, guardi, le devo dire la verità, la filmatrice, cioè, i proci come i pretendenti di Penelope che stavano lì per farci consomigliano, tra l'altro lì c'è qualche aspetto ambiguo, adesso lo so, e consomigliavano e facevano questo movimento senza legge. Lei dovrebbe essere il simbolo di quello che accade oggi. Adesso mi dispiace non poter trovare la pagina, ma insomma, lei se la ricorda. Perché io non giro il monitor della camera di qua. È il tempo della notte dei proci. È il tempo dove la legge della parola. Perché ho paura che se mi rompa il flessibile, come già è successo nel passato. Allora mi raccomando, quelli che vedono questo video hanno un must. Sì, e poi non si ferma. Devono andare a vedere il sito della nostra amica Eloviola, che adesso non si scarica qua nel cellulare, perché non ho segnale, ma è un sito molto simpatico, molto creativo. Che è la legge dell'ospitalità. I proci hanno invaso una casa che non era la loro, hanno saccheggiato le provviste, hanno violentato le serve, attentano alla vita di Telemaco, vogliono possedere la sua moglie, Penelope. E sa che non ci riesco, io mi sono sempre chiesto se tutti quegli anni, tutti sti proci, alla fine... Penelope inventa delle cose e poi Telemaco non sta a guardare, perché c'è una cattiva rappresentazione. Penelope è lo stesso meccanismo delle mille e una notte, cioè rimanda come faceva quella signorina là. E Telemaco come figlio non è un inetto, c'è una rappresentazione di Telemaco come inetto, al contrario, Telemaco non rimane fermo, non si limita a guardare all'orizzonte, a guardare il mare e ad aspettare che il padre ritorni. Quell'abbraccio che abbiamo visto è reso possibile dal fatto che Telemaco poco prima, per lo meno c'è una foto, un viaggio. Lei dovrebbe essere la nostra amica. Non significa solo incassare le rendite, incassare dei denari, il canale, ricevere dei geni. Ereditare e lo viola. Tra l'altro, mi raccomando, scrivetevi come ho fatto io, perché è molto interessante. Abbiamo ricevuto. Ah, sì, e Telemaco si mette in Goethe, cita Goethe. Sì, cito Goethe, che è, sì, una, diciamo, è la frase. Ha degli argomenti molto creativi. È l'ultima frase di Freud. Freud conclude la sua ultima opera, che si intitola Il compendio di psicoanalisi, citando Goethe. Se ha la citazione sotto ciò mano, che hai ereditato dai padri riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Questo è il punto, l'erede è colui che riconquista ciò che è già suo. Telemaco, per ritrovare suo padre, dicevo, questo ciurro percorre, va lo mettono in una specie di siringone, che è uno stantuffo padre, con la bocca a forma di stella, poi e questo abbraccio diventa possibile solo comprimono, questo viaggio. La massa esce fuori a forma di ciurro, lo tagliano magari perché non venga troppo largo, Telemaco si salta, casca nell'olio bollente e come prima reazione fa e si gonfia e rimane fritto. Sì, poi si toglie con un setaccio, con un... poi si spolvera di zucchero e non so come si faccia a mettergli il dulce di leche o il cioccolato dentro. Questo già bisognerebbe cercare in internet qualche video. Io non li preparo, li compro già fatti. Vogliamo dire così, vediamo che rispondere Calcari, che è abituato a domande più complesse, ma insomma. Beh, ma la domanda va al centro, cioè i genitori di oggi sono meno severi perché sono molto preoccupati, troppo preoccupati di essere amati dai loro figli. E quando i genitori sono troppo preoccupati di essere amati dai loro figli, vengono meno
ad una delle loro funzioni più fondamentali, cioè quella di introdurre l'esperienza del limite nella formazione dei loro figli. Dicono di sempre di sì perché vogliono risultare amabili. Sopportare l'odio, sopportare l'aggressività, il conflitto, non è facile per un genitore. No, e dicono sempre di sì anche perché non hanno tanto tempo da dedicare ai figli, perché dire di no implica tempo, dire di sì è facile. Vabbè, vabbè, vai, vai, ecco di 40 euro, vai, e non rompere, sarebbe il sottinteso. E allora si dice di sì. Dire di no bisogna motivarlo, se non si vuole essere padri padroni, e lì la difficoltà. Signorina. Sono Susi. Susi. Vorrei sapere, so che lei è un professore universitario, ritiene che i professori debbano essere un punto di riferimento per gli studenti anche al di fuori dell'ambito scolastico? No, io penso che, su questo io ho un pensiero preciso, cioè penso che la cosa più fondamentale dell'esperienza scolastica in generale, dalle scuole elementari fino all'università, sia la possibilità di ascoltare almeno un'ora di lezione, di fare almeno, parlo degli allievi, esperienza di che cosa è una vera ora di lezione, perché una vera ora di lezione può cambiare la vita, può aprire dei mondi, può, diciamo, sconvolgere una esistenza, può aprire orizzonti impensati, inauditi. Io penso che questo è la cosa più essenziale, più fondamentale della scuola, da qualunque parte la guardiamo, nelle scuole elementari. Bene. Quando mio figlio, per esempio, che fa le scuole elementari, torna a casa e dice questo che è stato tutto. Vulcani. E il maestro ha fatto una lezione sui vulcani. Adesso non voglio fare un video mondi. Troppo pesante. Questo, noi parliamo tanto della scuola, della crisi della scuola. Già ho caricato oggi un video di ringraziamento per seguirmi. Ci dimentichiamo che ciò che chiedendovi fa la di spiegarmi un po' come stanno le cose qua in in Italia, con la veggenza che hanno alcuni psicanalisti. Perché è difficile seguire l'evolvere della situazione. La mia vita cambia. Sono molto preoccupato per il nostro paese. Al liceo. Capì che volevo fare quelle cose. Quindi niente, se qualcuno dall'Italia può darmi delle risposte allora di come vanno le cose là, di come le vive, ma grazie a quel professore. Magari faremo delle informazioni. Che succede? Tra di mio, scusa queste memorie. In Italia. Ma insomma, in 11 anni di lavoro insieme lo sapevamo, di come vanno le cose là in Italia. Di crisi economica in cui vive questo paese, non solo. Beh, ha portato a uno scontro più accentuato alla generazione tra garantiti e grazie precari, di tutto di seguirmi che non avrà mai. Di darmi così tante da padre e figli a livello ascolti, sociale economico si di essere così tanti ad esservi iscritti. Ma la mia impressione è che oggi noi non siamo nel tempo di uno scontro. E ditemi come figli. Vanno le cose nel nostro cioè, paese, questo perché da quando 68, se ne ha un'impressione completa. Oggi noi siamo in un nuovo tempo, Italia, cioè international, io ho definito il tempo in cui le cose che si vedono in internet non sono sufficienti a fare un quadro d'insieme. Contatemi come vanno là le cose. Protagonista del 68, del 77, non ancora il figlio Telemaco, che è il figlio che domanda presenza di padre. Il nostro tempo purtroppo è il tempo...